Napoli e le sue meraviglie nascoste. Video originale di Franco R. Alcune documentazioni sono tratte dal web. La metropolitana. Il centro storico. Le chiese. La Cappella San Severo, detta anche Chiesa di Santa Maria della Pietà o Pietatella, è tra i più importanti musei di Napoli. Situata nelle vicinanze della Piazza San Domenico Maggiore, questa chiesa, oggi sconsacrata, è attigua al Palazzo di Famiglia dei Principi di San Severo. La cappella ospita capolavori come il Cristo velato di Giuseppe San Martino, conosciuto in tutto il mondo per il suo velo marmoreo che quasi si adagia sul Cristo morto, la pudicizia di Antonio Corradini e il disinganno di Francesco Queirolo. La cappella si presenta come un complesso libro di sapere ermetico nascosto abilmente nei complessi scultorei. Oltre ad essere stato concepito come luogo di culto, il mausoleo è soprattutto un tempio massonico carico di simbologie, che riflette il genio e il carisma di Raimondo di Sangro, settimo principe di San Severo, committente e allo stesso tempo ideatore dell'apparato artistico settecentesco della cappella. La cappella è stata visitata nel 2019 da 750.000 visitatori e risulta il luogo più visitato di Napoli. Il famoso Cristo velato è una scultura marmorea di Giuseppe San Martino, scultore dal grande virtuosismo tecnico, è una delle opere più note e suggestive al mondo. L'opera, realizzata nel 1753, ebbe tra i suoi estimatori Antonio Canova che, avendo tentato, senza successo, di acquistare l'opera, dichiarò che sarebbe stato disposto a dare 10 anni della propria vita pur di essere l'autore di un simile capolavoro. Adagiato su un materasso marmoreo il Cristo morto, a grandezza naturale. Giace ormai esanime, deposto dalla croce. Sulle mani e sui piedi i segni dei chiodi. Sul corpo fragile la traccia, nelle vene in evidenza e nei muscoli tesi, del tentativo di naturale resistenza opposta istintivamente all'inesorabile avvicinarsi della morte. Sul suo corpo un leggerissimo velo che non nasconde, ma oscura semplicemente, il corpo sottostante, è leggerissimo, frastagliato. E crea una moltitudine di pieghe secondo il gusto barocco dell'epoca, ma soprattutto contribuisce ad evidenziare alcuni particolari, come la narice che aspira leggermente il velo stesso, mentre la ruga della fronte sembra ancora palpitante. Mai un velo è stato rappresentato in questo modo, per lo più da un giovane e sconosciuto artista napoletano che ha saputo in quest'opera superare gli stessi Canova e Michelangelo. Il marmo da freddo diviene caldo, perché avvolge un corpo ancora vivo, immortale, eterno, prossimo alla resurrezione, è come se sotto quel velo non giacesse un corpo privo di vita, ma solo temporaneamente addormentato. Potrebbe essere un riferimento alla resurrezione, oppure con maggiore probabilità, un riferimento al percorso iniziatico degli iscritti alla massoneria. Morire per risorgere nella coscienza. La conoscenza era davvero privilegio di pochi eletti che potevano metaforicamente sollevare il velo dell'ignoranza e contemplare la verità. In fondo a destra dell'altare vi è la statua del disinganno, scolpita da Francesco Queirolo, nato a Genova. Essa è dedicata al padre, che lo abbandonò da piccolo alle cure del nonno e che, dopo tanto tempo, tornò a casa per dedicarsi alla vita sacerdotale. In questa scultura è rappresentato un uomo che si libera dalla rete in cui era imprigionato, aiutato da un genio alato sulla cui testa si trova una fiammella, simbolo della ragione, e che indica il globo, ossia la vanità delle cose terrene. Ecco perché l'uomo o meglio il padre,
aiutato da una figurina celeste, si libera dall'inganno, una rete che lo aveva dolcemente imprigionato per tutta la vita. Il punto, che in fronte reca simbolo della conoscenza, indica il mondo ai piedi del complesso ed indica il libro della Bibbia aperto. Ciò che colpisce è sicuramente la rete, come riferimento ai peccati che attanagliano l'animo umano, rifinita a pomici dall'artista stesso. A sinistra dell'altare è posta la statua della Lapodicizia, nota anche come Verità Velata, è un'opera scultorea realizzata nel 1752 da Antonio Corradini. Per i livelli di virtuosismo raggiunti con le sue donne velate può essere annoverato tra i più grandi scultori italiani di tutti i tempi. L'artista fu incaricato dal principe Raimondo di scolpire un monumento commemorativo per la madre Cecilia Gaetani dell'Aquila d'Aragona. La Pudicizia rappresenta una donna coperta da un velo ed è l'allegoria della sapienza, tangibile ma nascosta. L'opera è colma di significati, la lapide spezzata sulla quale la figura appoggia il braccio sinistro, lo sguardo come perso nel vuoto e l'albero della vita che nasce dal marmo ai piedi della statua simboleggiano la morte prematura della dama. Il tema della vita e della morte è ripreso dal basso rilievo del pilastro su cui poggia la statua, raffigurante l'episodio biblico conosciuto come Noli Me Tangere, nel quale Gesù risorto dice alla Maddalena di non cercare di trattenerlo nel mondo dei vivi. La lapide spezzata e ribaltata rappresenta la morte prematura della madre di Don Raimondo. È strano che tre opere, uniche al mondo per la precisione con cui sono state realizzate reti e veli, si trovino qui. Così simili tra loro e per giunta scolpite da tre autori diversi giovani o l'epoca poco noti. Un'altra opera artistica, è il singolare ed enigmatico pavimento con motivo al labirinto che consiste in un'alternanza di croci gammate, svastiche, e quadrati concentrici, opera dell'artista Francesco Celebrano, un tempo presente in quasi tutto il pavimento, oggi invece visibile solo in alcuni punti. Il motivo al labirinto, di antichissima tradizione classica e ricco di rinvii alla sapienza ermetica, rappresenta la difficoltà dell'itinerario che deve compiere l'iniziato per approdare alla conoscenza. Al piano inferiore, la cavea con le due macchine anatomiche. La cavea sotterranea è un piccolo ambiente, situato per metà al di sotto del livello della pavimentazione della navata principale. Nel progetto originario del principe, che non fu però mai portato a termine, quest'area sarebbe dovuta diventare un'area sepolcrale riservata ai suoi discendenti e, soprattutto, ospitare il Cristo velato, illuminato da alcune due lampade perpetue di invenzione dello stesso Raimondo di Sangro. Oggi, invece, in questo ambiente, oltre ad essere conservata un'ampia porzione della pavimentazione settecentesca, sono custodite le cosiddette macchine anatomiche. Sono due modelli anatomici dell'apparato circolatorio realizzati nella seconda metà del XVIII secolo usando come base gli scheletri di un uomo e una donna gravida. I due corpi mettono in mostra una rete di vasi sanguigni la cui fattura è così minuziosa e precisa, quasi incredibile per la fattura e le conoscenze anatomiche dell'epoca, da essere stata creduta naturale per secoli. Esse rappresentano gli scheletri di un uomo e una donna con il sistema venoso e arterioso quasi del tutto integro. Inoltre, fino a quando non furono rubati, ai piedi dello scheletro di donna era possibile vedere anche i resti di un feto e della placenta. La loro realizzazione risale al periodo tra il 1763 e il 1764, periodo nel quale Raimondo di Sangro si avvalse della collaborazione del medico palermitano Giuseppe Salerno. Ancora oggi non si sa con esattezza quale procedimento sia stato utilizzato per realizzare una così fedele riproduzione del sistema vascolare umano, in cui sono visibili anche i più piccoli capillari. Una guida settecentesca accenna al fatto che il medico avrebbe iniettato in due servi di Raimondo un liquido sconosciuto che avrebbe reso solidi tutti i vasi sanguigni, il cosiddetto processo di metallizzazione. In seguito i cadaveri sarebbero stati privati degli organi, lasciando solo la struttura ossea con tutto il sistema circolatorio.
di certo lascia stupiti la precisione della riproduzione considerando il fatto che all'epoca non vi fosse una conoscenza così precisa del sistema venoso e capillare, allo stesso tempo l'ipotesi che potesse essere stato iniettato liquido, tipo mercurio, nel corpo di un cadavere non regge, poiché solo il sangue in circolo pompato dal cuore avrebbe potuto diffondere il liquido in tutto il corpo. Quindi, si potrebbe ipotizzare che siano state create dal medico, ma in che modo? Sono riproduzioni o si tratta di veri cadaveri? La risposta arrivò qualche anno fa, quando un gruppo di cardiologi dell'ospedale San Gennaro ha rilevato un errore nella ricostruzione dell'apparato circolatorio, un difetto piccolo ma importantissimo. Nessun uomo avrebbe potuto vivere se avesse avuto quella malformazione. Nella realtà dei fatti, il sistema arterovenoso delle due opere è frutto di un incredibile processo di ricostruzione attraverso cera di api e coloranti. Nonostante la caduta del mito oscuro che avvolgeva queste due misteriose opere di medicina, è comunque eccezionale vedere la precisione con cui sono stati riprodotti dal medico palermitano anche i vasi sanguigni più sottili, denotando una conoscenza anatomica estremamente accurata, probabilmente frutto di alcuni esperimenti per iniezione antecedenti alle ricostruzioni in questione, ma che si pensava sconosciuta per l'epoca.